Secondo te quanta TNT ci vuole per far esplodere questa casettina, Fede? Secondo me abbastanza. Quante ne hai a disposizione? Ne ho 6, non è male. Però dobbiamo aggiustarcele bene, perché non può restare nemmeno un singolo blocco in vita. Quindi bisogna giocarcela bene, Fede. Come va? Io sono Ferinichi. E io sono Steph, che si chiama Minecraft. E oggi siamo qui con una custom map che si chiama Total House Bombover, in cui dovremmo far esplodere tutto. Sì. Okay. È bello far esplodere tutto, Steph. Sì, però in questo gioco No. Ci sono però. No, c'è un però grossissimo, no. Fare. È un gioco strategico, perché tu hai pensato la TNT Amaro lì ignorante faccia esplodere tutto, bim. Invece no, devi pensare al minimo dettaglio dove mettere la TNT, Fred, non la stai mettendo a caso, vero? Ok. Meno male, ho avuto un colpo appena ti ho visto a correre. Quindi, ok, sì. Beh, io inizio a mettere la mia, poi tu ti metti la tua e ti fai gli affari tuoi. Ma teoricamente è una cooperazione, se ci hanno diviso a metà la TNT, quindi quantomeno... No. Allora, io ne metto una qui dentro. Ok. Ok. Sì, è l'ultima qui. Lì. Vai, posizionala e vediamo che succede. Io ne metto una qui, poi ne metto una... qui. Ok. E l'ultima secondo me ha bisogno di stare qui. Tutto. Vediamo un pochettino se ce l'abbiamo fatta. Allora, questa fa esplodere, fa partire quella che fa partire quell'altra e teoricamente dovrebbe andare. Dici tu, andiamo. Tacchete, tacchete. Vai, tutti i blocchi. Beh, primo livello andato. Solo che a livello 1 non riusciamo a farlo. Però secondo me già da livello 2 inizieremo ad avere dei problemi. Può essere, perché bisogna ragionare bene. Allora, stiamo mettendo sempre la difficoltà easy, che praticamente in che cosa consiste? Ci dà un po' di TNT in più. Mi pare che tipo in normal te ne dà 10, in questo caso ci è andato 12. E in hard mi sa che te ne dà 8. No, cambia non un po', cambia tantissimo, ma non troppo. Esatto. Allora, Fer, una cosa importante che ho già notato. Qualunque blocco, e vale anche per le fence, blocca tantissimo l'esplosione della TNT. Quindi bisogna contare che sarà a catena. Esatto, un'esplosione molto più contenuta. Mm-hmm. Ok. Quindi TNT più ravvicinata. Ma secondo te, Steph, una sì. bella domanda per te. Okay. Se metto un blocco di TNT qua e poi lascio la porta aperta, sì. Non viene tecnicamente bloccata troppo, cioè la porta aperta. No, dovrebbe... però se tu lo metti, ad esempio, poi qui, non conta la porta aperta perché comunque c'è questo muro. Secondo me non andrà. L'accendino io, posso avere l'onore? Certo, Fere, vai pure, ma secondo me non ci siamo, eh. Siamo andati. Vediamo. Dai. Qui, secondo me, distruggiamo tutto. Dietro rimane qualcosa. Dici che rimane qualcosina per darci fastidio? Sì, sono pessimista dietro. Ok. Ma dai. Allora. Ma che tristezza, Steph. Ero pessimista. Ma è tristissimo. Però c'è un limite a qualunque pessimismo di tutto il mondo qui. Uno, perché prima neanche di un blocco, è metà blocco questo, è metà. Allora direi di tenere i blocchi come li abbiamo messi noi. Ok. Quindi restart the explosion e di cambiare e ne mettiamo uno proprio su quel blocco. Cioè ma qual era? Forse questo. Secondo me... No, è possibile. È uno qua in mezzo, ma vedi che ce ne abbiamo anche due abbastanza vicine. Così. Cosa stai facendo? L'ho spostato di un singolo blocco. Vai, proviamo. Va bene? Vado. Vai. Scusami, Steph, ho sbagliato tasto. Scusami, ecco qua, fatto. Mi sono emozionato perché sto pensando che non può rimanere solo quel blocco. Secondo me potrei aver sistemato. Cioè magari va peggio e ne rimangono di più. Però quel blocco secondo me lo disintegriamo. Okay. Guarda, aspetta. E infatti non si è azionata questa, ma quel blocco l'abbiamo distrutto. Non cavolo, che mi consoli troppo. È difficile. Hai qualche idea? Aspetta, non si è azionata questo. Questa. Se la mettiamo questa qua, Fere. Questa. Se noi la mettiamo uno più in alto, Dovrebbe azionarsi. Vado. Vai, carica. Tentativo, vai. Dai, adesso ce la facciamo. Esplodi! Se non ce la facciamo, resetto tutto io. No, te lo finiamo dico. Qui il video e ce ne andiamo. Perché mi fa venire nervosa questa cosa. Vai. E non si sente. Ancora peggio. La cosa bella perché? È che ogni volta che noi cerchiamo di sistemare, peggioriamo. Cioè, abbiamo un talento. Questa stava qua. Magari, guarda Fere. Vai, dimmi. Questa è una buona idea. Spostiamo di uno questo. Vai. Buono. Fere, ma è azionato da lì? Ah, scusa, vabbè, dai, proviamo. Potrebbe cambiare qualunque cosa, lo sai? Vabbè, ormai è andata, scusa. Vediamo. Ok. Però sta andando. È andata. Ha
funzionato. Il mio fail comunque ha funzionato. Non so se essere felice o pensare quanto siamo tristi ad essere felici di aver fatto il livello 2. Poteva anche aver senso iniziare a farlo esplodere dal soffitto fin dall'inizio. No, non lo so, vabbè, comunque è andata. Vabbè, 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 continuiamo a rimanere in difficoltà. Easy, per favore, quanti blocchi hai, Fere? 21. 21. E tu? 14. Vabbè, ma... ha cambiato le sorti. Cioè, allora, stiamo capendo. Mm-hmm. Mi state facendo capire, anzi, che è molto difficile questa. Cioè, nah, siamo così tanto finiti. Non è una villetta. Sì, ma sono... cioè, ok, i livelli non mi sembrano troppi, però qui... inizia a mettere qualcosina, per favore, ok? No. Sì, sì, vai. No, sì, sì, io faccio un po' di tetto. Vediamo bene, Fer. Allora, da dove diamo fuoco? Vai, vai, dal cielo. Vai, 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 vai. Da qui, vai. Da qui. Vediamo andiamo, un po' che succede. Andiamo, vai. Cioè, è piena di TNT, guardatela. Però è davvero gigante. Ma c'è l'inghippo per forza, per lo forza so. C'è l'inghippo. Ok, ok. Ok, buono, però... buono. Aspetta, aspetta. Okay, allora studiamo bene. Il problema esatto è che non ha preso. Non dentro si casa questa. Non è andata un granché, eh. Io te l'ho fatto gestire sì. A te, ma... vedi, questa non so perché io ne avevo messa una esattamente di fronte. Mm-hmm. Quindi non capisco perché poi questa. Andiamo non si a studiarci quella dentro casa, Fer. Andiamo a rivedere okay. Lì. Teniamoci ovviamente tutto il lavoro fatto. Allora, aspetta che togliamo questa. Ok. Ah! E vedi che le ho messe una di fronte all'altra. Perché immaginavo che l'angolo. Credo che sia un problema di crafting table. Dicevo che l'angolo poteva comunque essere un ostacolo. Quello l'avevo messo in conto. Però infatti gliel'ho messa di fronte. Allora, aspetta. Magari facciamo così. Aspetta. Dai, togli tutto, certo, è stretto okay. Qui posso. Così rischiamo troppo, quindi io farei così. Ok. Dai, 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 dai. Ok, ok, ok. Aspetta. La mansarda. Tutto. Vediamo vai. Un po' così cosa succede. Ti prego, dimmi che funziona. Ma, no, aspetta, Fere. Che è combinato? Il vetro lo fa scomparire appena parte l'esplosione. Ah, beh, in effetti anche noi. Ma com'è possibile che era la stessa? Quindi evidentemente cambia molto anche in base al punto in cui le inneschi. Giusto, Steph, è morto, ovviamente. Non ha saputo accettare la sconfitta di quest'unico accidente di blocco. Mascolino! Fare, dagli una testata. Non posso, purtroppo, altrimenti lo farei molto volentieri. Sì! Oh, non abbiamo cambiato praticamente nulla. Abbiamo continuato a provare, ad azionare diverse TNT. E ha funzionato quella al centro della casa. Quella che stava al centro, sotto, dentro. Ha fatto esplodere tutto. Mi sento stanca. Anche io. Mi sento davvero stanca. Stiamo usando troppo il nostro piccolo cervello. Sì, allora. Assolutamente. Ok, ok. Beh, io pensavo diventasse molto più grande. Invece non ha esagerato. No. No, però sicuramente sarà molto più particolare. Quanti blocchi hai? Allora, io ne ho 15 e tu 20, ho letto sì, bene? Sì, ok, sì, io esatto. Penso al tetto e tu pensi al resto, va bene? Okay. Allora, facciamo così, facciamo cosa? Facciamo così, bene. Ovviamente devo cercare di collegare tutto, ma di non metterne troppe perché poi sennò saltano soltanto certo. In giro ed è completamente ah, inutile. Qui. Secondo me non è male, ho fatto un buon lavoro secondo me nel tetto, Fere. Sono già molto fiducioso, Guarda okay. Che sono subito fiduciosissimo. Questa volta sono carico. Poi ne mettiamo uno in questo estremo e uno. Sto pensando. Guardate dove lo mettiamo. Facciamo così e togliamo questo. Ok. Allora io dentro casa ho anche riempito bene, sinceramente, ne ho messo un qua sacco. Per sicurezza, così siamo sicuri che si collega. Fammela me. Maledetta, maledetta, maledetta. Ok. Vai, scappo. Brava, Fere. Aiuto. Ok, dentro casa direi che ne hai messo davvero tante. Sai, farei anche una tattica del genere? No, per cercare di farla qua. Saltare in aria. Ok, perché la parte difficile sembra che è davvero alta. Sì, sì, sì. E anche qui... E anche qui facciamo così e vediamo un po'. Quante ne hai ancora? Altre 6, ne ho tantissime. Ok, ok. Ma no, dai, perché ci devi rovinare tutto? Però dai, è andata bene. Secondo io me possiamo non modificare. Pensavo molto peggio, possiamo molto non peggio. Modificare. Secondo me basta cambiare un pochettino.
magari azionare. È perché adesso stiamo anche iniziando a capire, entrando nell'ottica. Sì, 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 stiamo diventando delle bravissime persone che fanno esplodere qualunque cosa. Mi sto sacrificando, Fere. Vai, addio, Fere. Addio, Fere. Non ti succede niente in realtà, so. Ovviamente. Vai. Però una farscena. Ok, vai, ne ho azionato uno un pochettino più in fondo, sempre sì, dentro sì, la sì, casa. Sì. Vediamo le conseguenze. Peggio, peggio, perché poi questa qui sopra non è sì? neanche esplosa, quindi okay. peggio. Ok, ok, allora, sempre in quest'ottica, ultimo tentativo, dopodiché qualche modifica va fatta. Secondo me partire con questa. Ok, dove è azionato? Un po' alla destra invece che al centro centro. Vediamo cosa succede così. Boom, 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 boom. Cavolo, queste le viste. Se non si fossero spinte... Si sono spinte, sono cascate di sotto, perché altrimenti l'avrebbero distrutta questa parte sì. di tetto, 753esimo tentativo. Andiamo, c'è bisogno di sottolinearlo. Basta, Steph, Ma faccio esplodere pure a te. Ma dai, non è possibile, Steph, non è possibile. Qui sempre cose diverse. Sì, sì, sì. Cioè, io guarda, questa. Magari porta fortuna. Magari va bene adesso. 754esimo tentativo. Okay. Ok, 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 ok. Eccolo. Però è andato bene. Che consolazione, Fere, grazie. È andato bene, però. Grazie, cioè, allora io facevo questo e tutto andrà per il meglio. Restartiamo, Fere, questa volta per un concetto diverso. Ci sei sicuro? Teniamoci bassi. Ok. Ok, nel senso, tutte le fondamenta devono esplodere. Okay. Dopodiché... pensiamo a come finire di fare le cose. Perché dal tetto mi sembra proprio che partano malamente. Sì, ho notato. Quindi secondo me dobbiamo pensare prima di tutto a far esplodere come si deve di sotto. Va al primo colpo, Fere, guardalo. Guarda come esplode tutto. Ok. È mezzo terribile però, aspetta. Se non fossero cadute ce l'avrebbero fatta, hai notato? Ci siamo carichi. Allora, ho fatto esplodere quella, adesso proviamo con questa. Ok, vai. Fare, c'è un momento in cui un vero uomo deve capire e accettare che si deve arrendere. Quindi questo è il momento, Steph, Fare, devi accettarlo. Stai fumando una penna. È pure rotta, guarda. Una che penna, ti... Fere. Sì, è anche rotta e ti va l'inchiostro in bocca e muori, Steph. Un vero uomo non fuma le penne. No, è una ti penna. Sto facendo un discorso importante da veri uomini. Stavo non dicendo un uomo, che però. Un vero uomo accetta quando una sfida non riesce a completarla e si arrende. Ma quello sono solo i falliti, Steph. Evidentemente siamo qua. Falliti. Va bene. Comunque, ci arrendiamo così. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta a completare questo livello. Non siamo per niente bravi, però speriamo che comunque il video sia stato divertente. Nel caso lasciate tanti likes, cercheremo custom map che non hanno nulla a che fare con la TNT. Da ora in poi abbiamo imparato la lezione. E niente, ci fermiamo così. Beh, ragazzi, gli ho scelto tutto, lasciateci un like. E se è la prima volta che vedete il nostro video potete considerarli da iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima. Ciao ciao.